Fulbright si terrà il 29 di settembre. Abbiamo previsto una giornata intera, suddivisa in vari momenti, che sono aperti a tutti, non solo agli studenti delle scuole superiori e ai nostri studenti dell'università, ma anche alle loro famiglie, a tutti gli adulti anche che hanno interesse, curiosità per quello che facciamo e per come lo facciamo. Nella prima parte abbiamo previsto degli incontri con le scuole, la macro tematica che affronteremo è quella della diversità. Nella prima parte della mattina io e il collega Claudio Refice coordineremo un dibattito con gli studenti delle scuole. La giornata di Bright continua anche nel pomeriggio, dalle 16 in poi abbiamo organizzato tre eventi particolari. Uno è destinato alla presentazione di alcune ricerche condotte dai nostri stessi studenti che ci hanno permesso di ripensare il nostro campus. Attraverso questa ricerca noi progetteremo dentro il nostro campus degli spazi destinati agli studenti che hanno figli. Il secondo evento invece è legato ad un progetto sperimentale di filosofia in carcere. Verrà illustrato il progetto e i risultati di questo intervento, particolarmente interessante perché va a toccare soggetti che si laureano e che intendono formarsi pur essendo in una condizione particolare. Il terzo evento si focalizzerà in modo particolare invece sul tema della diversità di genere e dei temi legati al femminicidio. Verrà rappresentato in questo piccolo teatro del nostro campus una rappresentazione teatrale con la collaborazione dell'Istituto Colonna di Arezzo e con la collaborazione anche dei nostri studenti.